Ricordatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati su ogni novità di Frankie Slayer. E iscrivetevi anche su Instagram. Frankie Slayer. Maitreya, ragazzi, Maitreya è il numero uno. Ogni gruppo di Gear parta, secondo l'ordine stabilito, da qui per evitare di essere individuati. Ci incontreremo alle montagne rocciose presso il confine, domani alle 12. Capito? Ok. L'ora è finalmente arrivata. Sono agitatissimo. Sembra che debbano andare in gita. Anche se la nave da guerra è molto vecchia, andrete lì solo con un piccolo gruppo. Sarà un combattimento duro, ma potreste cambiare il futuro di Ave. Conto su di voi. Oh, raga, sta per arrivare un pezzo molto bello. Restate. Oh, fidatevi, restate, che sta per arrivare un pezzo bellissimo. Lasciate fare a noi, padroncino. Faremo venire il mal di testa a Vanderkam. E vabbè, zio, dai, buonanotte. Giusto, figliolo? Non chiamarmi figliolo, perché di sicuro non sei il mio paparino. Minchia, oh, cioè, sei qui... Beh, padroncino, le promettiamo di ottenere qualcosa da questa battaglia. Ehi! Strano per me dirlo, visto che sono io quello che ti ha coinvolto. Ma sta attento, ok? Anche tu. Se mi succedesse qualcosa, prenditi cura di loro ed emergi per me. Non portarti sfiga, non è da te. Ma in quel caso mi prenderò cura di loro, non preoccuparti. Sarebbe bello un what if del genere. Oh raga, questo è uno degli FMV più belli per il tempo. Cioè, un FMV come questo, secondo me, veramente faceva sembrare Final Fantasy VII un gioco di una generazione inferiore. Questo cazzo è bello il Weltal. Ehi, Weltal, ikimasu! Una bella luna rossa. Oh, non volete riposare un po'? Finalmente domani ci dirigeremo a Bledovik. Benché sia il principe, il nostro padroncino non conosce molto bene la capitale reale. Ho sempre pensato che fosse un vero peccato, ma nonostante ciò, ho fatto del mio meglio per crescerlo come il principe ereditario. Tuttavia, ripensandoci, potrei averlo sottoposto eccessivamente agli oneri della regalità. Per giunta, quando era ancora molto giovane, e potrebbe essere stato troppo per un bambino con tale futuro da affrontare. Devo essere il peggior sorvegliante di tutti i tempi. Mio caro Lord Mason, penso a stento che quello che dite sia giusto. Il nostro giovane avrebbe abbandonato il pesante fardello se non avesse voluto più reggerlo. Ma ora è un uomo, di gran lunga capace di sostenere ogni onere e pressione di questo tipo. Inoltre, io credo che siate stati voi quelli ad avergli dato la forza di agire così. Oh, mio buon dottor Uzuki. Oh, che bella luna rossa.
Perché quella faccia così triste? Domani è il nostro primo ritorno al tuo castello in 12 anni. Ritornare al castello, in realtà ci sono già tornato qualche giorno fa. Immagino che dopo che avremo ripreso il palazzo reale diventerò il re. Non sono molto adatto al ruolo, vero? Ti ci abituerai. Ascolta, Sig. Sì? Io credo che non importi davvero che sei il re, vero? Questo perché è un simbolo di speranza, giusto? Non devo esserlo io. Fui rapito da Solaris e sottoposto a un lavaggio del cervello, per poi essere usato come cavia umana. Chissà se i suoi capelli bianchi sono frutto di questi esperimenti a cui è stato sottoposto. Ma neanche loro poterono cancellare il mio desiderio di tornare a casa. Poi mi ricordai di te e di Margherita, ma non vi pensai come la famiglia reale del nostro paese, ma come bambini qualunque. Non mi interessa restaurare una dinastia. Voglio riottenere questo regno perché appartiene a voi, perché è casa vostra. Perché è la mia casa? È per questo che dobbiamo eliminare Shakan domani, dico bene? Giusto, allora facciamolo. Ma prima penso che ti serva un bel bagno. Un bagno? Non hai per nulla l'aspetto di un re. Oh, Sitan comunque è sempre lì ad origliare, eh? Stai affrontando il capo dei nemici, dunque deve avere un aspetto da nobile. Ehi, hai appena detto che non importa che io sia un re. Non c'entra assolutamente nulla. Quel qualcuno stava aspettandoti. Pensare a quel qualcuno e tutto ciò che ti servì per riprenderti. È un grand'uomo, Sigurd. Quindi in poche parole, Sigurd voleva così bene a Bart che è riuscito a sopravvivere a tutte le torture di Solaris e a scappare da Solaris per tornare. E questi due intanto scopano. E lui fa anche un bel car, fa anche un bel incubo, un bel sogno. E si ricorda quel tizio rosso che spaccava i ghiar a mani nude, era talmente potente quel tizio che spaccava i ghiar a mani nude e combatteva usando le tecniche di Fey, ma com'è sta storia? Chi è sto tizio? Chi è? Chi diavolo è? È un demone, è fortissimo. Oh, il flashback va avanti a quanto pare. Sentiamo il cuore a mille di Ramsus e vediamo che Graf è presente. Graf è presente a questo evento. Vediamo un cazzutissimo gear rosso. Un cazzutissimo gear rosso. E questo tizio che praticamente ci vola dentro. È impazzito, fermatelo, non importa come, ma fermatelo! Cioè, ragazzi. Vorrei averli anch'io incubi così, ragazzi, credetemi. Non può essere. Aiuto! Ragazzi, cioè io mi fermo un attimo qui per farvi vedere quanto è bello questo gear rosso.
quanto è bello. Non c'è bisogno di tradurre. Tra l'altro, cioè, notate anche lo sprite di Ramsus, come è fatto bene a livello, proprio i muscoli, come sono disegnati bene. Mamma mia, ragazzi, io adoro la pixel art. Cosa c'è? Sembra che tu abbia solo avuto un incubo. Non sarà stato ancora lo stesso sogno, vero? No, non era nulla. Star. Sì, però mi ha deluso, dorme in mutande. Doveva dormire nudo, che cazzo. Piare non è una cosa da fare, sai? Nani? Cioè, ragazzi, c'era Graf. Ho visto il ragazzo che stai cercando nel torneo. Vabbè, andrebbe riscritta quella frase. L'ho riconosciuto. L'ho riconosciuto subito, t'assomiglia moltissimo. Ha detto quello che credo che abbia detto? Ti assomiglia moltissimo? Utilizzasti l'influenza del ministero per avvicinarti a quell'uomo. Conosco qual sia il tuo piano, ma non osare pensare di macchinare contro di me. Allora, ragazzi, secondo me ci sta veramente tanto un italiano così, diciamo, arcaico in bocca a Graf. Chissà il resto della storia concorrerà con me su questa questione. Rimani fuori da ciò. Oh, vedo che la novità ti è già arrivata. Come di consueto, tu sei il primo a venire a conoscenza di tutto. Ma non preoccuparti, non ruberò il tuo bene prezioso. Io collaborerò. Inoltre, io e te abbiamo compiuto assieme un lungo cammino. Quindi vuol dire che si conoscono da tanto tempo. Forse più di quello che immaginiamo. Oh, cosa c'è? No, per un attimo ho pensato di aver captato alcuni suoni naturali, dopo tutto il delfino. Siamo vicino alla capitale. Probabilmente è solo qualche nave proveniente da lì. Ma non viene dalla superficie, viene da sotto la sabbia. Sotto la sabbia? Questo è l'unico incrociatore del deserto in tutta Ave. Non siamo venuti a conoscenza di una nuova nave. Neanche dalle spie site al quartier generale della Marina di Ave. Vance, puoi riprovare e confermarci cosa sia? Non riesco ancora a captarlo. Potrebbe essere stata una balena del deserto. Padroncino, sto captando un utilizzo crescente nell'uso della banda F. Questa è la frequenza della forza di difesa della capitale reale. Ecco, nello strato superficiale rilevo alcuni suoni di ancore issate e di motori attivati. La flotta difensiva della capitale reale sicuramente sta partendo. Abbiamo inoltre intercettato una trasmissione dalla pattuglia al confine con Kislev. Stanno richiedendo sostegno immediato alla capitale reale. Sembra che abbiamo davvero creato l'inferno al confine. Bene, avanti! Preparate le scialuppe ad espulsione. Quando sbarchiamo, nascondete la nave. Padroncino, ho un presentimento terribilmente brutto riguardo ciò. Siate molto prudenti. Va tutto bene, vecchio Mason. E qua vediamo Ellie. Cosa? Questa ragazzina è il nostro ufficiale comandante?
ha detto di far parte dell'elite proveniente da Jugend. È ritornata da una missione di spionaggio a Kislev. E a mani vuote, niente souvenir per il comandante, eh? Ma è molto carina. Non è certo il tipo di persona che fa il soldato. Ehi, e questo è il modo di rivolgersi a un superiore? Ricordate il vostro grado. Oh, che paura! Non ci frega molto del grado, neanche di rank. Ma solo perché lei è bella non vuol dire che deve essere arrogante, che debba essere arrogante. Ah, questo coglione è solo geloso. Cosa? Io sono molto più bello, come potrà essere geloso? Ehi, mettete a freno i vostri ormoni, mi fate vomitare. Questo... Detto questo, non ci dia fastidio, cara tenente. Vabbè, un esercito è veramente... Un esercito, diciamo, di stampo nazista. È veramente difficile per una donna farsi rispettare. Comunque, facciamo muovere questa cosa. Che bei gear! Che bei gear! Non posso dire ciò che fa solo guardandola. Che tipo di macchina è questa? Non l'ho mai vista prima. È un nuovo tipo di gear, detto Vierge, ad uso degli ufficiali. La gente con poteri mentali normali non può guidarlo. Ed è comunque una Jugend, anche senza alcuna capacità? Ah, sembra divertente! Vediamo che cosa può fare. Alla vetta della montagna, non c'è tempo da perdere. Schierarsi! Come energia sono... come sono messo? Unità gear di Gebura! Cosa? Penso io, ma non abbiamo tempo. Mentre perdiamo tempo qui, il gruppo di Bart si dirige verso il castello, presto. Roger. Quel Gear, non ditemi che è fake. Ehi, è lui? Il tizio di prima? Sì, è proprio lui. Bene, è il momento della rivincita. Non resti indietro, sorella. Sta dando fastidio. Perché non si mette da parte, guarda? Già, già, ci prendiamo noi cura di questi tizi. Mi dispiace. Cuore dei piedi. Ehi, voi! Non mi ha ancora dato l'ordine di attaccare. I pagliacci. I pagliacci. Come li sistemiamo noi, questi pagliacci?
Che paura. Ora però beccati un bel Adnan. Dai ragazzi, su, siete dei piccoli. Non ha neanche senso stare qui a perdere tempo con voi. Mi state facendo perdere carburante e basta. Ma non vi vergognate. Mamma mia, mi sento in imbarazzo per voi. Bye bye stronzi. Franz, Helm, state bene? Ho perso con un agnello, non è possibile. Come può essere? Franz, fatti coraggio. Oh, sì? Ancora, ho bisogno di più drive. Drogati del cazzo. Non posso battermi con te, ma... Non mi resta altro che usare la drive, ma... Oh, cosa state facendo? Stai tranquilla, è solo la drive. La drive ti farà riacquistare il tuo equilibrio e ti sentirai meglio. No, non voglio usarla! Pensavi che avremmo fatto un'eccezione perché tuo padre è un pezzo grosso? Per favore, andate via! È la prima volta che vedi questo. Fino ad ora non si erano mai constatati utilizzi di droghe per il potenziamento mentale. È stato improvviso. Probabilmente lei è un tipo che non può usare la drive. Questo probabilmente le ha causato il delirio. E la perdita di controllo? Vuol dire che è un'incosciente espulsione di rabbia repressa? Per questo le capacità innate sono così alte? Sì, perché il comandante le ha richiamate. Perché come le ha richiamate? Probabilmente per il loro è troppo. Poi c'è una crescita istantanea nei valori numerici, ma non possiamo usarle come teste a fronte di Earth. Peccato non poterlo controllare visto che c'è così tanto potenziale. Ti lasceremo al dipartimento, resta nella tua abitazione fino a nuovi ordini, stai tranquilla. Hai un potere degno di una prescelta, è colpa di questa gente stolta che non riesce a sopportare il tuo potere. Insomma, qua sono tutti cavi d'esperimento, eh? Per favore, basta! No, altra drive, ti friggerà il cervello! Non mi importa, peggio di così non può andare. Basta così, Franz, ci penso io. Ragazzi, si è fatta. Si è fatta. Ma quella voce, Ellie, sei tu? Ehi, cosa stai facendo? Non dovresti essere qui. Oh, che carina, quando mi colpisce sono i cuoricini. Ellie, il tuo viso, che succede? Non avrai mica preso quella droga che cambia la personalità? Di cui Bart ci ha parlato. Non ha nulla a che fare con te. Se vorresti smettere di cercare di essere così amichevole?
Gyarados. Un fan di Xenogears. Wow, li hai visti? Quelli erano aeroidi. Aeroth, dai, è più bravo. Aeroth. Animus Eder Response Offensive Drones. Comunemente detti Aeroth. Fra i Gabler ci sono solo poche persone che sono capaci di utilizzarli. Da quello che so, possono essere solo persone della classe degli Elements. Come l'effetto collaterale della drive? Non c'è differenza, giusto? No, la drive si limita a manifestare solo il potenziale che lei ha già. Quello che vedete è il suo vero potenziale. Va bene. Ellie, fermati, perché dobbiamo combattere? Perché è ovvio, è la divina provvidenza. Noi siamo il popolo eletto, gli Abel. Il nostro scopo è dominare gli abitanti della terra, gli Ellie. Chi si mette contro di noi dovrà essere eliminato. Ellie, riprenditi. I tuoi sentimenti sono controllati dalla droga. Questa sono io, non ce n'è un'altra. È una bugia, sei sempre stata responsabile. Accusavi te stessa di aver causato l'incidente a Lan, afferrandola. Eri così premurosa con me. La vera Ellie non avrebbe mai detto una cosa simile. Parli se ci conoscessimo, ma non sai nulla di me. Qualcosa lo so, però non posso dirlo. Non posso dire una cosa di spoiler. Agitati, balla, muori, marcisci nell'oscurità. Ah, Ellie, devo combatterti? Sembra che sia giunta la tua ultima ora. Ora lascerai questa valle di lacrime per sempre. Non temere. Per essere stato così gentile ti darò una morte senza dolore. Addio, Felix. Andata in overdose. Arg. La mia testa. Succede, c'è qualcosa che non va con Ellie, forse adesso potrò fermarla. Provare. Ellie, svegliati e torna in te. Ah, è zitto.
Voglio ascoltare le ciance di un agnello. Questo non è vero, io non voglio. Ragazzi, sembra un'altra cosa, vista così. Ellie, va tutto bene? Cosa? L'effetto della droga che sta svanendo? Ah, i suoi amici che sono lì a guardare? È così, Ellie? È quello che sta succedendo? Fa silenzio. Non ho bisogno della compassione di nessuno. Sono diventata un robot, ok? Adesso parlerò così per tutto il resto del gioco. Aiuto, no, questa non sono io. Fatti forza, Ellie, non lasciare che la droga ti domini. Qua servirebbe Mission. No! Ellie, perché? Ti avevo avvisato. Ti ho detto che la prossima volta che ci saremmo incontrati saremmo stati nemici. Ma per te non c'è motivo di farti questo, solo per poter combattere. Non c'è motivo per me e per te di combattere, proprio nessuno. Non c'era altra scelta. Io sono un ufficiale di Solaris. Non posso voltare le spalle alla mia unità e alla mia missione. Perché hai dovuto usare la drive? Io non volevo, quando la uso mi trasformo. Sembra un po' alle invidie azzurri di G. Gundam. Mi sembra di essere dominata da un potere sconosciuto che mai ho voluto. Dentro di me c'è un potere che non voglio riconoscere, ma io voglio proteggere i miei compagni. Perciò non avevo scelta se non usare la drive. Ellie, tu sei come me. Come te? Probabilmente. Ho avuto la sensazione di conoscerti sin dalla prima volta che ti incontrai. Come mai? Forse perché i nostri problemi erano così uguali. Io sono qui per te. Potrebbe non essere molto, ma almeno posso capire come ti senti, Ellie. Cosa? Stai dicendo che noi ci lecchiamo le ferite a vicenda? No, non è così. Beh, penso di stare... Scusami. Perdonami, non mi sto comportando bene, non è vero? No, sono io a essere pessimista qualche volta. Ma tuttavia è meglio questo che tormentarti da sola. Ok. Non cambierai idea? Ti prego, non fare una faccia così triste, non ho scelta. È l'unico posto che posso chiamare casa. Devo andare, i miei amici stanno aspettando. Se puoi, esci dall'esercito, Ellie. Quell'aspetto e quello sguardo non ti si addicono per nulla. Sbrigarmi.
Porco cane. E vai. La tazza del padroncino si è rotta e sia per accadergli qualcosa di brutto. Tig, io e due uomini andremo al piano superiore. Sitan, con gli altri due uomini apri il cancello del castello e fa entrare le nostre forze. Se catturiamo Shakan avremo avuto successo. Sì, appena avrai preso Shakan dai il segnale. Sarà meglio aprire il cancello proprio in quel momento. Davanti a noi ci sono le mura del castello. Presto cadranno. Shakan dovrebbe essere al piano superiore. Nella stanza che veniva usata dal padre del padroncino. Cercate di non fare danni al castello, evitate gli scontri inutili e soprattutto cercate di essere veloci. Ecco perché ci sono pochi di noi. Il nostro obiettivo è Shakan, perciò ignorate Gebira e i soldati di Abe. Molto bene, muoviamoci. Brutto presentimento, raga. Andiamo. Si aprono le porte del palazzo.
Ci hai risparmiato la fatica di trovarti, Shakan. Ora preparati. Ti stavamo aspettando. Cosa? Tacchete. Tacchete. Merda, un'imboscata. Oh oh. Dov'è Car? Vedo che siete veloci a capire la situazione. Ramsus, proprio mentre noi siamo qui a parlare, dovrebbe essere a prendersi cura di tutte le vostre forze, che si trovano sparse presso il confine di Nisa. Ramsus ha facilmente e a lungo tempo inteso il vostro piano. Dovrei utilizzare un falso attacco mosso da Kisler. Non sottovalutateci. Yuga, forse sei vissuto qui giù così tanto che la tua mente è andata peggiorandosi? Raga, si conoscono. Si conoscono anche molto bene. E Sigurd, chi mai avrebbe pensato che ti saresti unito proprio agli ultimi sopravvissuti della dinastia reale? Dannazione, perché state ancora appoggiando Shakan? Cosa vi importa chi sia il re? Ah, propone il figlio dell'assassinato re Fatima? Lui si rifiutò di collaborare. Intendi dire che ora, totalmente all'improvviso, costui intende essere il nostro burattino? Non ci credo. Soprattutto se viene dalla bocca di un traditore come te. Inoltre la stupidità che si trova nei burattini e i suoi vantaggi. Tu, stupidità? Yang, e questo cosa vorrebbe dire? Ministro Shakan, la lascerò occuparsi di questa faccenda. Lei deve proteggere la sua posizione. A noi non importa che sia seduto sul trono. Qualsiasi pecora obbediente andrà bene. Tuttavia, lì non c'è qualcosa che dovete ancora fare? Se solo la farà, allora noi la aiuteremo il più possibile. Qui non c'è bisogno che me lo dica. Ci si deve prendere personalmente cura dei criminali, proprio paese. In questo caso, col suo permesso me ne vado. Ehi, ferma, aspetta un attimo. Arrivederci, ragazzi. Tu, pirata, no. Tu sei solo un verme del deserto. Mi hai causato abbastanza umiliazioni, ma questa è la fine. Non è lì cosciente del tuo posto e ora tutto ciò che ti attende è la distruzione. Preparatevi a far fuoco. Che? E chi ci sarà a bordo? È lui, cazzo. È l'ex cavaliere del regno. Mason. Sir Mason. Tu, ignobile ribelle, Shakan. Fai una sola mossa e questa mitragliatrice sparerà miriadi di colpi. Vecchio Mason! I rinforzi sono giunti, padroncino. Vi prego di salire a bordo. Siamo? Vediamo, vecchio. Il calvo coglione, regoleremo i conti più tardi. Fino ad allora vai a farti uccidere la testa. Non va. Fatto bene. Oh cavolo. Oh cavolo, raga. Raga, sono fottuti. Ma è uno scherzo? Dopotutto, sembra che i vermi del deserto non sappiano volare. Allendetevi, grazie per le risate. Quasi detesto dovervi spalare. Merda. Immagino che stiano per spaccarci il culo alla grande. Eh sì, beh. Signori, vi prego di abbassarvi. Hai un piano, Mason? Lasciate fare a me. Mason, stai solo camminando in tondo. Lasciate solo fare a me. Minchia, cioè, Shakan non ci crede. Cioè, guardatelo. Cioè, non dice nulla. È rimasto attonito. Attonito, non ci crede. Assurdo.
Minchia Mason. Però questa musica non fa presagire nulla di buono. Grazie per averci salvato, vecchio Mason. La prego di sollevare il capo, proteggere il padroncino è il mio dovere. Mi dispiace di aver impiegato così tanto tempo per aiutarvi. Mi spiace che tu abbia dovuto essere coinvolto. Lo apprezzo molto, ma non capisco proprio come tu abbia potuto far funzionare una cosa come quella. È un trucco che imparai tanto tempo fa, nulla di speciale. Non ne sono esperto in realtà. Sono un po' imbarazzato per l'accaduto. Padroncino, gli eserciti della capitale reale stanno rientrando. Siamo stati noi ad aver abboccato all'amo. Dobbiamo scappare prima di essere catturati. Dirigetevi verso il ponte non appena avrete terminato i preparativi. E quindi sei? Ragazzi, sta arrivando. Sta arrivando, ragazzi. Nel frattempo torniamo a Fey e le truppe di Bart sul perimetro, lungo il perimetro. Quella è la flotta di confine di Vanderkam. Beh, diciamo che sicuramente c'è un po' di... si sono un po' ispirati ad Arlok, ci può stare. Ci può stare il paragone. Il nostro compito è di rallentarli. Allora, come vorresti farlo? Nell'unico modo che conosco. Ecco, semplice, facciamo questo. Tac. Unità non identificata in arrivo. Direzione di rotta 336. Due gruppi, circa 7-8 veicoli, distanza 2000 cosa. Comunicazione a tutte le navi, fuoco a volontà, iniziate l'azione evasiva. Ma non lasciate che le posizioni da dove far fuoco siano distrutte. Roger, nave ammiraglia a tutte le navi, potete sparare quando volete. Tutti i sistemi di controllo per il fuoco rapido, iniziate bla bla. Piazzate le linee aeree tipo lancio, obiettivo bla bla. Ma quanti veicoli ci sono in ricognizione aerea? Qui ci abbiamo il mitico Nazi Vanderkam. È uscito, questo qua è un esponente di Forza Nuova in realtà. Ufficiale d'aviazione sospetta, aspetta. Ufficiale delle comunicazioni, cambio di ordini. Contattare von Hipper. Heil! Fate avvicinare ai fianchi delle unità nemiche il secondo cacciatorpediniere! Raga, l'ho detto bene, eh? Aprite i fianchi della flotta ed attirateli verso la portata di fuoco del cannone principale della Keifenzel! Heil! Eh? Ma è un'idiozia! Ma che cosa sta dicendo, comandante? Lei è un coglione! D'altronde... uno che si tatua la faccia a quel modo. È impossibile che il cannone della nave ammiraglia possa colpire dei gear così veloci. Prepararsi a far fuoco, capo artigliere, preparare le bombe di tipo 3. Ritirare i cannoni del ponte e prepararsi a usare il cannone principale della Keifenzel. Li disintegrerò, li farò diventare energia pura. Heil! Ammiraglio, ma cosa state facendo? Togliere le mitragliatrici anti-gear? Calmati, ufficiale dell'aviazione. Grazie per la tua preziosa opinione, ma qui comando io, non tu. A che servono delle cerbottane con 40 mini cannoni? Forrichtoffen. La discussione è finita, capitano, non troppo veloce. Non vogliamo lasciarci il nemico dietro. Tu non hai ancora capito niente, tu non hai ancora capito niente, zio. Tu non hai, ripeto, non hai ancora capito niente. Il tuo piano non funzionerà mai. Comunque, raga, pensate che queste cose succedevano veramente in guerra, eh? Comandanti inetti che davano ordini assurdi e i sottoposti, nonostante capissero che erano ordini suicidi, erano costretti a seguirli, sennò venivano fucilati.
Mirate alla nave ammiraglia che si sta dirigendo ad ovest. Questo qua è un minigioco, se non mi sbaglio. Non combattete con il cacciatoppe di miere. Io tornerò indietro e aiuterò. Ah sì, ok. Praticamente dovevo cercare, se non mi sbaglio, nulla di... numero, ragazzi. Raga, numero. Numero. Dai, su, che noi vogliamo il via rosso. Quel coglione Hipper, inseguiteli, stanno solo giocando con lui, non sareste manco buoni ad essere i miei cani. La nostra mobilità è troppo diversa. Prepararsi a far fuoco, capo artigliere. Ancora non abbiamo sparato un colpo. Il raggio di fuoco delle bombe tipo 3 è di 500 metri. Non sparate finché non vedrete il bianco dei loro occhi. I via alla velocità di battaglia possono muoversi a 2000 all'ora. Finché, raga, 2000 all'ora. Cos'è, Mach 2? Io non sono molto esperto. Siete tutti dei coglioni e anche tutta questa nave. Tutti, tutti. Potevo anche dire pure quelli che ci stanno guardando dall'altra parte dello schermo. Sei tu il coglione più grande. Scusatemi che qui la regia mi manda... Ok. Grazie regia, grazie. Un ghiar nero nemico si sta inserendo tra le unità della vostra scorta. Subito dopo questa fila di navi c'è la nave ammiraglia Kane Pensile. Ok, allora niente. Ma guarda Aru, la cosa, oltre al boss, la cosa più importante è quello che succede dopo quel boss. Oh, eccoci qua arrivati. Ormai in canto. Fare fuoco, capo artigliere, cosa stai facendo? Li stai mancando di un chilometro, ma sei cieco? Il motore del cacciatorpediniere... Messaggio urgente da Luve, Luve, rimangono solo tre dei nostri. Cretini, cretini, ma che è sto casino? Qua intanto l'altro tizio se la sta dando a gambe. Il ghiar nemico sopra di noi, il ghiar nemico sta arrivando di sopra. Scendete, merda! Un Ramsus mi taglierà la testa! Era questo il boss, Aru. A tutto il personale, evacuare la nave, a tutto il personale, evacuare la nave, abbandonare la nave, ripeto, evacuare la nave. Beh, capito. Ammiraglio, fregatene di lui. Vero. Ho ancora quello. Cos'è che ha? A parte la croce del sud di Nanto stampata in faccia. Sì, ho ancora quello. Ho ancora quello. Vabbè, è ancora quello. Sì, 1-0 per noi! Grande Maitreya, numero 1, Maitreya. Vero, ed è tutto merito del vostro aiuto, grazie. Fermare le unità ai confini? Ah, noi le abbiamo distrutte. Beh, abbiamo fatto il nostro lavoro. Spero gli altri stiano bene. Parte del suo gruppo, lui sarà probabilmente a posto. È arrivato qualche messaggio da loro? Niente. Però, se non mi sbaglio, si dice che nessuna nuova, buona nuova. Il mio gear non possiede strumenti di comunicazione molto buoni. Comunque, probabilmente non avranno avuto problemi a fare ciò che dovevano, certo.
Cosa c'è? Un brutto presentimento. La famo? Io vi ucciderò. Cazzo di mobile armor. Fossimo in Gundam, fossimo in Gundam, questo coso sarebbe chiamato mobile armor. Comunque raga, a sto giro le truppe di Bart combattono con noi, al nostro fianco. Raga, mi sta facendo parecchio male, sto cane. Porca di quella pupazza. Vabbè. Dopo questa non credo che mi salverò. Oh raga, forse ce la posso ancora fare. Forse c'è... Vabbè, figa, tolgono 7, ma sono inutili questi cosi. Oh, raga, se questi qua mi fanno la scudi umani, forse riesco a segarlo. Oh, 142, buono, buono. Number one! Oh, raga, ho sudato freddo, giuro. Ragazzi, preparatevi perché adesso c'è la scena più bella del gioco. Ve lo dico, Ve lo dico. Chiamate le vostre mamme, fate venire anche loro a guardare. Io! Vuoi tu potere? Chi? Chi sei? Imperatore delle tenebre, Graf. Io sono Graf, colui che è in perpetua ricerca di potere. Vuoi tu potere? Potere? Sì, potere. Esattamente, Antrax. Follow Frankie, everywhere. Potere, potere. Lo voglio, io voglio potere! Così sia! La mia mano è l'attrice del soffio divino! Yurishi, o immoral semenza, e tosto accogli i tuoi reconditi poteri! Accetta in te il potere della gloriosa madre della distruzione e iscriviti! Nel frattempo, torniamo a Bart. Torneremo a Nisan. Ma Fei, cioè, lo abbandoni al suo destino? È inutile, padroncino!
Sì, padroncino. Ho sentito che quando hanno attaccato il forte al confine, le forze di Geburah comandate da Ramsus li hanno sbaragliati. Faremmo meglio a ritirarci per ora e riesaminare. Mergi e loro sono ancora lì. Torniamo, dobbiamo tornare. Ora che mi viene in mente, e Fei e i suoi uomini, e se stanno bene, potremmo... adesso ci pensi. Non abbiamo avuto nessun contatto con loro. Dopo che abbiamo confermato il loro ordine d'attacco... Merda, non può essere vero. Padroncino! Da Poppa! Qualcosa sta arrivando da Poppa! Raga, tenetevi forte! Raga, tenetevi forte, chiamate le vostre mamme, subito! Jericho, dammi il timone! No, tienilo tu! Picciati e giralo a destra e a manca! Padroncino? Davanti alla Poppa! 300! Esattamente, Nick! Sto captando il suono di torpedini in fase di preparazione! Un incrociatore del deserto? È grande! Velocità 60, rotta relativa 000. Si stavano nascondendo dietro un qualche deflettore. Car! Sto captando delle propulsioni ad alta velocità. Si stanno allontanando dalla nave nemica. Torpedini? Ce ne sono due, velocità 87. Torpedini lanciate e confermate col sonar. Hanno attivato la modalità di mira automatica. Ai posti di combattimento, schierate le maschere, preparate i generatori di suoni. Tutti ai posti di combattimento, attivare il sistema di disturbo, generatori di suoni secondo, quarto turbo, pronti. Pablo, lanciate i generatori di suoni, prepararsi a fermare il motore. Timoniere, ora, sterza nella direzione opposta a fino a che puoi. Fermate il motore, allarme scontro. Fermate il motore, allarme scontro! Torpedine 1, ci sta inseguendo ancora, merda, impatto in 3! Confermato, percepisco il rumore dovuto alla distruzione della nave, seguito da un suono rapido di un'esplosione. La nave nemica sta probabilmente fluttuando rapidamente verso la superficie. Il fluido statico attorno alla nave nemica sta diminuendo, la manovrabilità sotto la sabbia della nave nemica è scesa del 60%. Sembra che il motore principale e gli alettoni siano stati messi fuori uso. Una volta che i loro alettoni saranno distrutti, profonderanno e saranno incapaci di muoversi. Emergere è stata una mossa scaltra. Addetta alle torpedine del deserto, ben fatto, hai ridotto la loro capacità di combattimento. Geniale! Non si deve disturbare, signore. Bene, cosa ne facciamo di loro? Oh? Per lei è insolito rimanere confuso. Ho fatto una promessa ad un vecchio amico. Sta parlando di Sitan. Non devo strafare. Un vecchio amico. Cioè, raga, perché Xenogears è come One Piece? Qui partono i flashback, come se non ci fosse un domani, proprio nel momento critico. Cioè, tu vuoi sapere cosa succede e loro ti fanno partire il flashback. Sì, per fortuna però non è come One Piece dove i flashback durano 30 episodi. Sigurd! Ah, allora non stava parlando di Sigurd, stava parlando di Sitan. Perché stai abbandonando questo paese? Dovevi aiutarci a creare una nazione basata sui nostri ideali. Non lo sto abbandonando. Sigurd senza benda, raga. Sin dall'inizio sono vissuto qui per rubare la tecnologia di questo paese. Inoltre c'è qualcuno che mi sta aspettando. Non sentirti offeso.
Non è stato male seguire con te gli stessi ideali per quel breve periodo. Tu, traditore! L'ha presa bene. Ufficiale delle comunicazioni, utilizza il mio nome ed esortali ad arrendersi. Cioè, ragazzi, li vuole risparmiare. Considerate che lui è il generale più brutale di Solaris. Di loro di arrendersi, se desiderano che Nisan sia salva. A tutte le unità, cessate il fuoco, ma rimanete in allerta. Se una nave nemica tenta di attaccare, sparate, ma solo ad essa. E se non fosse una nave nemica? E se fosse qualcosa di rosso? Raga, qui ormai l'Yggdrasil sta per essere distrutto, eh? Che cos'era? Il tipo di prima? Loro? Perché loro? Cosa hanno fatto? Eh? Eh? Oh no! Generale! Generale Maitreya! Abbiamo un messaggio qua di Cerre! Non ne sono sicuro, ma sembra che il padroncino sia nei guai. Non abbiamo il tempo per questo tipo qui. Ani? Maledetto nazifascista di Forza Nuova. Ehi voi! Che state facendo mentre mi ignorate e giratevi attorno senza fare nulla? Io vi ucciderò tutti. Dai, raccogli i feriti e ritorna dal padroncino, presto. La mia unità resterà dietro e cercherà di ottenere un po' di tempo. Tutti i gear ancora operativi rimasti forniranno copertura, riceveranno ordini dai propri comandanti e si ritireranno secondo l'ordine stabilito. Non essere stupido, resto anch'io. Sta zitto e ascolta, ragazzo. Tu sei l'ospite del padroncino, non posso farti morire qui. Ma... il padroncino, ciò che davvero gli serve è la tua forza. Ti prego di aiutarlo, ti imploro. Beh, considerando che voi toglievate 7, io toglievo 500, ci credo. Farant, Vind, andiamo! Abayo, Maitreya-san! Basta! Basta! Ah. Oh, speriamo che non laghi durante la scena clou, perché sennò potrei andare in Berserk. Circondati, eh? A che punto sono le riparazioni? Il motore principale e gli oscillatori degli alettoni sono prevalentemente illesi. Ma le connessioni elettriche che li collegano sono andate. Stiamo dirottando le connessioni principali e stiamo cercando di raccogliere tutte le energie che possiamo. Ma così otterremo al massimo solo il 70% della nostra potenza massima. I trapani di propulsione non sono danneggiati, ma se la sabbia non sarà ridotta in granuli, potrebbero anch'essi subire dei danni. A malapena riusciremo ad avere una velocità di battaglia di livello 3. Tig, cos'ha da dire Mister Pugniverso di Gebrer? È rimasto in silenzio dalla prima richiesta di resa.
tutto il personale, le stazioni di battaglia. Lo sfondamento è pianificato dopo che i connettori saranno a posto. Padroncino! Sig, ascolta. Arrendersi non cambierà il destino di Nisan. Perderemo l'Yggdrasil, e senza il nostro potere. Quel potere che ci serve per salvare Ave e Mergi. So che la situazione è pessima, ma puoi ancora contare su di noi. Ben detto, padroncino. Questo vecchio vi seguirà fin negli abissi dell'inferno. Scusami, vecchio Mason, ma io non morirò oggi. Inoltre, non sembra che ci colpiranno. Pare proprio sia così. Forse hanno dei motivi politici che concernono Mergi e il padroncino. Probabilmente è così, Sig. Ma si stanno dimenticando una cosa, cioè che catturare un animale vivo è più difficile che catturarne uno morto. Padroncino, le connessioni d'emergenza sono complete. Usate il motore come volete. Grazie! Bene, andiamo a spaccare in due quegli idioti. Qualcosa sarà spaccato in due. Confermato, un gear nemico è stato attivato. Prosegue in linea retta e sta aumentando il rumore causato dal motore della nave nemica. Confermato il suono dovuto alla sterzata della nave. Cambiamento di percorso. Sta attenuando una manovra evasiva. Comandante? È inevitabile, eh? A tutte le unità, procedura di contenimento annullata. Ricominciate ad attaccare. Abbassate i lanciasiluri 1-3, missile Namtal. Impostate l'1 e il 2 per l'auto-orientamento, il 3 per l'antiradar. Lanciasiluri 4-5, torpedini del deserto Makara Mark 5. Dopo aver acquisito l'obiettivo, impostateli tutti orientamento passivo. Ah, tutte le unità date inizio al fuoco difensivo, mirate alla nave principale. Aspetti! Confermate le esplosioni lungo il perimetro della flotta. Percepiamo suoni che indicano la distruzione di diverse navi. Reazione ad alta energia. Ma che sviluppo energetico è questo? Comandante, non posso crederci. Questo Gear è come se dei dischi reattivi stessero volando qui intorno. Calmati. Ponete l'immagine analizzata sullo schermo. Sì, signora. Raga, chiamate le mamme subito. Ma è... Cosa cazzo è, Ramsus? Diccelo! Raga, Gear rosso. Gear rosso. No, non sto parlando del tuo bar. Il tuo fa cagare. Cos'è successo? Sta venendo qui? Quel Gear! Non posso sbagliarmi! È lui! Il demone di Elul! Niang, andiamo! Comandante, aspetti, comandante! Brigatina? Ti pareva. Guarda com'è felice sta baldracca. Lei sa tutto. Ragazzi, ammirate. Sei forte? Cosa? Chi sei? Ti ho fatto una domanda, devi rispondere. Ti ho chiesto, sei forte? Cioè, ragazzi, Bart non risponde, lui passa ad attaccarlo. Oh zii, ma lo sai che veramente sembra veramente una tagliata, veramente.
Dietro di me? Perché mi stai attaccando così all'improvviso? Bene. Allora fai lo stupido. Tu sei forte? Eh? Ransus nel suo bellissimo gear di oro zecchino, il Wyvern. Tu, lì, ragazzo pirata, lo conosci? Certo che sì. Tu non eri con quella nullità, Fei? No, io non lo conosco. Ma anche se fosse così, di sicuro non te lo direi. Bene. Allora non ti importerà se sarò io a prendermi cura di questo tipo. Lol. Ho un grandissimo conto in sospeso con lui. Raga, fanno pure partire la battaglia. Cioè, proprio sono trolloni a livello 99. Alla fine t'ho trovato. Adesso devo sfidarti. Distruggiti! Tu, mostro! Iscriviti! Wow, maledetto! Cioè, ragazzi, rendete conto che gli sviluppatori, cioè, hanno fatto partire la schermata della battaglia come se stesse iniziando una battaglia, ma in realtà è una trollata. Cioè, la regia qui è un genio. Wow, maledetto! Se non fosse per te... Tacchete, calcio rotante. Sta indietro. Comandante, ritiriamoci. Non fare nulla di assurdo, Miang, ho ancora un braccio. Che cosa vuoi fare? Ora ci ritiriamo. Quel cane pazzo sembra avere un nuovo giocattolo con cui giocare. Ragazzi, io sono ipnotizzato. Cioè, invece, ragazzi, io quando vidi questa scena, veramente avevo la mascella così ed è rimasta così per tutto il tempo. Oggi è il mio giorno sfortunato, perché deve succedere adesso? Oh beh, facciamola finita dunque. Cioè, Bart è anche convinto di poter competere con un cazzo di gear che praticamente fluttua nell'aria con bagliori di energia verde, ma che cosa pensi di fare? Mi ha tolto 20.000! Padroncino! Motore, prepararsi ad attivarlo a piena potenza! Jericho, dammi qui il timone! Ma, primo ufficiale! Ora... Con gli alettoni non funzionanti, se procederete a piena velocità, questa nave non potrà reggere l'attrito. Invece, può saltare grazie all'effetto Bernoulli sulle superfici delle ali. Primo ufficiale! E ragazzi, Sigurd comunque è uno stratega della Madonna, eh? Non importa, l'Yggdrasil è nulla senza il padroncino. Potenza al massimo, massima velocità.
anche te. E così abbiamo schiacciato quello schifoso. Padroncino, state bene? Non strappare, Sig. Cercare di far volare la nostra nave? Quando torniamo ci vorrà un mese per far tornare a funzionare questo mucchio di rottami. Sembra proprio di sì. Ma che cos'era quel mostro? Sig, che succede? Cosa? La nave? Il motore dovrebbe essere andato, ma... Raga, mai far incazzare un via rosso, mai. Cosa diavolo? Cioè, ragazzi... Nemmeno col palmo della mano tocca la nave. Cioè, l'energia è talmente potente che sta spingendo la nave solo con l'energia. Non la tocca con le mani. Guarda, la prima volta che vidi questa cosa non ci credetti. Cioè, sono rimasto a fissare la roba dicendo... E adesso? Game over. È stato alquanto interessante. Raga, è troppo bello. È troppo bello. Ma fare cadere su di me una nave da guerra vuol dire barare. Riprenditela! In questo momento, purtroppo no, zio. In questo momento Bart vede il rallentatore la sua vita a finire. Sig, Mason! Zio, purtroppo non esiste. Esistono delle versioni custom fatte da alcuni artisti, ma roba che se le sono fatti per loro e basta. La pompa per la sabbia, le alette stabilizzatrici e le sonde di propulsione sono tutte fuori uso. Motore principale e secondario, passare alla modalità fuga veloce, inviare potenza alle batterie, rapporto potenza 0.5, tempo dell'operazione 500. Terzo ponte distrutto, lo scomparto hangar, la sala armamento ed anche l'involucro per la pressione sono stati distrutti. Non possiamo impedire alla sabbia di scorrere dentro la nave. Chiudete completamente ogni sezione e date inizio al funzionamento indipendente. Allora l'unità di controllo danni non potrà muoversi, la palla non sarà coperta. Va bene, ogni sforzo è vano, è impossibile salvare l'intera nave. La nostra priorità è mettere al sicuro il ponte. Radunate tutti sul ponte, immediatamente. Raga, sono fottuti. Yuga, no, adesso tu sei Sitar, devi fuggire. Farò in modo che Mason ti conduca ad una capsula di salvataggio. Non posso lasciarvi tutti in questo modo. Non abbiamo diritto di trattenerti qui e di coinvolgerti. Se vedi Karen Niang, assicurati di farla pagare loro da parte mia. Mason, mostragli la strada. Di qua, prego. Un signore fino alla fine, Sigurd. Un signore fino alla fine. Raga, io qui lo dico e qui non lo nego. Se domani annunciassero, non succederà mai, ma se dovessero annunciare un modellino di quel robot rosso, io lo pagherei anche 500 euro, giuro. Sigurd! Il vento mi sta trasportando nelle vicinanze del confine. Che cos'è quello? Cosa ha visto? Cosa diavolo ha visto? Ma quello è il Mobile Armor di Vanderkaun.
Distrutto letteralmente in rovina, ma che cazzo sarà successo? Questo è il Dora. Era collocato qui? La mia è stata una grossa negligenza. Ma il suo stato attuale è proprio come gli altri che lui ha distrutto. Frankie Slayer,